Onorevole Fusacchia, quali sono le 5 policy per la scuola post pandemia? Ma sono tutte legate alla didattica e all'orientamento, e quindi dobbiamo ripartire veramente alle ragazze e dei ragazzi. E quindi noi diciamo che c'è da fare tutto un discorso sulle competenze e non le competenze. Abbiamo capito che ovviamente c'è un problema di superamento delle materie, ma non è che abbiamo capito benissimo come si fa questo superamento delle materie, così come alcune questioni dirimenti, tipo l'educazione alla sostenibilità, l'educazione civica, ecco, quello che noi diciamo è lo stesso digitale. Non sono questioni che vanno ghettizzate, che vanno messe in una riserva indiana, tipo l'ora di digitale, l'ora di educazione civica. In realtà è molto più articolato così, e tutti gli insegnamenti devono incorporare e assorbire questa nuova visione della società. Poi c'è una questione, vado molto velocemente, c'è una questione sulla formazione dei docenti, ovviamente, che dobbiamo aiutare, accompagnare, a maggior ragione dopo questa post pandemia. Tante cose sono emerse durante il dibattito, c'è chi ha parlato ovviamente di questo sostegno psicologico fondamentale sia per gli studenti che per i docenti. Abbiamo bisogno di rimettere al centro i diritti, e quindi qui tutta questa tecnologia ci ha insegnato che abbiamo anche possibilità in più, perché domani potremo, pensiamo all'orientamento, potremo fare anche un pezzo di orientamento a distanza, quello sì, invitando degli ospiti, non necessariamente in presenza fisica. Quindi la scuola che si ripensa complessivamente, i diritti però, perché ovviamente questi ragazzi, i minori del paese, stanno su delle piattaforme, quindi lì dobbiamo garantire la privacy, dobbiamo assicurarci il trattamento di questi dati. C'è la gigantesca questione dell'orientamento e dell'alternanza, o delle alternanze come abbiamo chiamate, perché ad esempio l'idea di fare l'accompagnamento verso l'università con un meccanismo di alternanza scuola-università, e quindi di dire: ma perché i ragazzi agli ultimi anni di scuola non li esponiamo direttamente all'università, non li facciamo frequentare dei corsi all'università, non li mandiamo all'università a seguire delle lezioni? Si farebbe un'idea molto più chiara di quello che è veramente l'università. Tra l'altro io sono il relatore di un provvedimento sulla doppia laurea che è stata approvata all'unanimità alla Camera e al Senato, e la doppia laurea non vuol dire solo la possibilità di iscriversi a due corsi, vuol dire ripensare tutto, ripensare che oggi non devi scegliere un mestiere, devi scegliere una sfida, che non devi scegliere di fare il medico, devi scegliere che malattia incurabile vuoi contribuire a combattere nei prossimi 20 anni, non devi fare l'avvocato ma devi decidere che ingiustizia vuoi combattere nella società studiando giurisprudenza. E allora, se hai la sfida, quali sono di ritorno le scelte che devi fare? Ecco, noi vogliamo mettere al centro didattica e orientamento, vogliamo ripensare la scuola come una comunità, e vogliamo fare in modo che la scuola insegni ai ragazzi a scegliere, li accompagni in un mondo molto complesso che sta là fuori, ed è la sfida comune che abbiamo fatto oggi ragionando con tante scrittrici e scrittori che ci hanno aiutato a leggere la contemporaneità, e poi con tutti i colleghi di commissione e la commissione parlamentare, con i due presidenti Nencini e Casa, le due commissioni, e con il ministro che ci è venuto a sostenere. Molto velocemente tutti gli spunti che sono emersi li ha tutti illustrati. Quale sarà la sintesi che lei porterà in aula nella 7ª commissione a cui appartiene? E se sarà una sintesi oppure l'inizio invece di un percorso molto più lungo? Ma più che la sintesi, qui c'è da distillare poche priorità, perché ovviamente già rimettere al centro didattica e orientamento dei ragazzi è una mossa non scontata in un paese che parla poco di scuola, fuori dagli addetti ai lavori. Quando ne parla spesso ancora solo di legittimamente, no? Covid, mascherine, oppure parla solo di graduatorie degli insegnanti. Ecco, rimettere il didattico e orientamento al centro è già fondamentale. All'interno di questo dobbiamo capire quali sono poche priorità. Non sarà una sintesi, sarà un'agenda aperta che si costruisce nel corso del tempo. Il fatto di avere direttamente qui praticamente tutti i gruppi politici della commissione serve perché ognuno possa assorbire, farsi una ragione, capire e condividere, poi riportare in commissione. Chiudo su una questione: io avevo promosso in commissione prima del Covid un'indagine conoscitiva sull'innovazione didattica e digitale nelle scuole. Ci siamo fermati con il Covid, bisogna riprenderla, rifarla praticamente, continuare, chiudere, perché andare a capire che cosa è veramente successo in giro per l'Italia, e in giro per l'Italia non esiste la scuola italiana, esistono le scuole italiane, ogni scuola è diversa da un'altra. Quindi andare a capire che cosa è successo e fare anche lì tesoro in maniera istituzionale, unendolo con momenti di confronto pubblici come quello di stamattina e altri che ne organizzeremo, e poi decidere all'interno dello schema didattica orientamento quali sono le due, tre, una cosa fondamentale che dobbiamo assolutamente fare nei prossimi mesi.